aspetta, c'è colui che in sostanza poi ha fatto questo provvedimento in piano. Ma perché noi oggi richiediamo il reinserimento, che vengono innanzitutto rispettati questi impegni presi da loro, ma che oggi le hanno ereditate la nuova giunta regionale? In sostanza il reinserimento lavorativo di figure professionali, come lei ha ben detto, altamente qualificate, con un'esperienza mediamente ventennale nell'ambito della riabilitazione. Il signor Papa Giovanni è fallito sicuramente non per colpa dei lavoratori, ma è fallito per colpa dei loro vertici, di coloro che hanno amministrato e, come si sa, hanno deturpato le ricchezze di una regione e le ricchezze dei lavoratori stessi, che poi tra l'altro sono gli unici che oggi sostanzialmente pagano questo fallimento. Il reinserimento lavorativo sarebbe fattibile, reale, con il Papa Giovanni XXIII, perché oggi c'è la possibilità di investitori privati pronti a rilevare l'intero fallimento, quindi ripagare il pubblico dei propri dei debiti maturati per colpa di chi? Questi amministratori che hanno deturpato per colpa loro, di ripagare questi debiti sia del pubblico sia del privato e dare realmente reinserimento lavorativo. Oggi gli ospiti si trovano ancora in strutture dove li gestiscono, in strutture dove non hanno autorizzazioni reali, quindi sono ancora in maniera provvisoria. Il Papa Giovanni XXIII per 30 anni ha percepito i soldi della regione Calabria, ancora oggi il fallimento avanza, la curatela fallimentare avanza somme da parte di chi? Dei servizi pubblici, dei servizi sociali, della sanità, eccetera, quindi del pubblico. Abbiamo avuto un accreditamento, oggi questo accreditamento non lo rivogliamo. In sostanza l'accreditamento del Papa Giovanni deve ritornare al Papa Giovanni, a maggior ragione che sarebbe in grado di ridare sostanza reale a 500 famiglie, all'economia di un territorio, all'economia della regione Calabria, perché si tratterebbe di investitori privati che non vengono a togliere, vengono a portare somme sulla regione Calabria che non dovrebbe versare un centesimo, ma di dare semplicemente quell'accreditamento. Ecco cosa noi cerchiamo. Innanzitutto questo, tra breve a noi, dopo un anno e mezzo, ci scade la mobilità in deroga, siamo realmente per la strada, dopo il fallimento che abbiamo subito, non chiediamo altro che si apra questo percorso e che ci si dia una mano reale, concreta, alle famiglie e all'economia del nostro territorio. Questo è ciò che dobbiamo fare.